che soddisfazione, quanto costa la felicità, oh no, che soddisfazione. Prego, Assunta, prego. Allora, diciamo brevemente qualcosa su Assunta, poi ci sarà una sorpresa alla fine del 2019. Ecco, e arriva dal mondo dell'artigianato, infatti, come tu stessa dicevi, ecco, la pandemia ti ha dato modo poi di dedicarti alla pittura e alla poesia. E infatti questa sera leggerà una sua poesia, tratto dal suo libro, e vogliamo ascoltare anche una sua poesia. Spero di riuscire, perché anche per me è la prima volta che insomma mi esibisco con lei, una delle mie poesie. Samantha mi ha incastrato in questo evento, spero di farcela. Allora, la poesia si intitola La luce degli occhi. Bellissimi i ricordi di una vita ormai lontana, di una donna mai dimenticata. La guerra è finita, la fame è infinita. Donna Lucia ha 7 figli, piccoli e grandi, da portare avanti. Quel poco che c'è basta per tutti, nei suoi occhi una luce diversa, quel poco che c'è lo divide con gli altri. Donna Lucia è una donna speciale, maestra per chi piangeva miseria, sempre pronta di giorno e di notte, se hai bisogno lei perde pure il sonno. Gli occhi suoi hanno una luce diversa, un mondo infinito di bene donato. Poi all'improvviso il destino fatale, per tutti fu lo sgomento totale. Oh mio Dio, non ci posso pensare, ora quei figli sono senza madre. Donna Lucia era la grande madre, troppo pochi gli anni vissuti, tante le cose che aveva già fatto. Di quella donna rimane il ricordo degli occhi suoi e del bene donato. Gli occhi suoi ora sono i miei, e quella luce mi invade. Allora, vorrei aggiungere giusto due parole. Questa in effetti è una storia in versi, più che una poesia. Donna Lucia è mia nonna, scomparsa prematuramente, e l'ultimo dei 7 figli è mio padre. Quindi l'emozione è particolare. Grazie a te. Dopo, noi